Le scuole Fanisi potranno beneficiare di importanti interventi grazie ai 3 milioni di euro stanziati dalla provincia di Pesaro e Urbino. Al liceo scientifico Torelli, dopo i lavori conclusi sulla parte di edificio destinate ai laboratori, sono in corso quelli per la bonifica di amianto, efficientamento energetico e primo stralcio di adeguamento sismico per una cifra che si aggira attorno a 1.300.000 euro. Questi ultimi due interventi sono previsti anche all'Istituto Tecnico Commerciale Battisti per un importo complessivo di circa 1.200.000 e allo studio inoltre la possibilità di spostare gli studenti dell'Istituto d'Arte Apolloni, vecchio edificio del comune di Fano con numerosi problemi, all'interno dell'Olivetti, di proprietà della provincia, dopo la ristrutturazione di un'aula della scuola. Costo dell'intervento 400.000 euro. L'ente provinciale poi effettuerà un intervento anche sui corsi d'acqua come il fiume Metauro e il torrente Arzilla, dove per evitare pericoli di esondazioni con un adeguamento degli argini sono stati stanziati 64.000 euro. È una competenza che tecnicamente verrà girata a breve alla Regione, proprio perché funzione definita, non fondamentale, non da parte nostra ma da parte della legge del Rio. Noi in questa fase comunque stiamo intervenendo su tutte quelle che sono le dinamiche, le problematiche dei corsi d'acqua. Abbiamo sottoscritto lo scorso anno un protocollo d'intesa anche con i soggetti attuatori, che poi in questo caso nella legge regionale è previsto il consorzio di bonifica, quindi alcuni interventi in maniera congiunta fra amministrazione comunale, amministrazione provinciale e consorzio di bonifica saranno di fatti portati avanti anche nei prossimi mesi. In conferenza stampa, oltre a Tagliolini, erano presenti anche il sindaco di Fano Massimo Seri, l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin e il consigliere provinciale Margherita Pedinelli, che nell'assise alla delega della programmazione scolastica. Su questo settore c'è l'obiettivo di creare poli scolastici altamente specializzati. L'obiettivo sarà quello di riorganizzare, ovviamente poi la questione non vale soltanto per Fano ma per tutta la rete, in maniera particolare dell'istruzione superiore a livello provinciale, degli istituti che non siano più una cozzaglia di indirizzi diversi, io li ho sempre definiti una sorta di putpourri dal punto di vista dell'offerta formativa, ma bensì che effettivamente seguano dei filoni dal punto di vista formativo, quindi a partire da quello più prettamente umanistico-artistico a quello tecnico-scientifico piuttosto che a quello professionale. Ecco, e tutto questo anche per far sì che poi ci sia quel collegamento diretto del quale si parla sempre, ma che ahimè langue, tra effettivamente il mondo della scuola e poi la futura immissione in quello che è il mondo del lavoro. Nell'incontro con la stampa è stata ricordata anche la pista ciclabile Trave Fenile in corso di realizzazione, per la quale il Comune ha stanziato 200.000 euro, IVA compresa, per la fornitura di materiali, mentre la provincia altrettanti 200.000 per la manodopera ed esecuzione dei lavori. È stato creato inoltre il GAC, il gruppo di azione costiera, che comprende enti pubblici e associazioni di categoria della pesca, con l'obiettivo di presentare progetti per aiutare il comparto e far arrivare sul territorio risorse comunitarie. Ad oggi sono arrivati circa 2 milioni di euro ed altri 3 perverranno nella programmazione 2014-2020. Soddisfatto per gli obiettivi raggiunti il sindaco di Fano Massimo Seri. Quando si collabora, c'è una strategia condivisa tra più enti, poi i risultati arrivano. Lo dimostriamo anche con il CECCHI, che vedrà dal prossimo anno scolastico una sede distaccata nella città di Fano al CODMA, quindi veramente risultati importanti, dimostrazione che stiamo pianificando e stiamo realizzando tanti interventi con ricadute economiche importanti su questa città.